Infine, l'ultima domanda analizza da che parte vengono deviati gli elettroni. Gli elettroni vengono deviati perché subiscono la forza di Lorentz, perché attraversano una regione dove c'è un campo B. La forza di Lorentz si calcola con la formula QV vettor B, V è la velocità degli elettroni, B è l'induzione magnetica appena calcolata e la carica degli elettroni è negativa, quindi bisogna utilizzare la seconda regola della mano sinistra, perché con le cariche negative va usata la mano sinistra, quindi dobbiamo mettere pollice sulla velocità, quindi pollice in alto, perché questi elettroni stanno andando in alto, l'indice su B, B abbiamo detto che va verso destra, indice su B, e il medio della mano sinistra ci dà la forza di Lorentz che viene verso di noi. Questo vuol dire che questi elettroni, invece di andare dritti, si piegano verso di noi.